Stadio Olimpico, siamo al primo di recupero, sempre 3-2 per la Roma. L'arbitro ha decretato 4 di recupero, quindi mancano 100, attualmente 155 secondi alla fine della contesa tra Roma e Torino, in questa partita qui allo Stadio Olimpico del 19 gennaio alle 15, che ha sancito ufficialmente l'inizio del girone di ritorno del campionato calcistico Serie A stagione 2018-2019. Ora Roma batte un calcio di punizione a centrocampo con Fazio, spiovente lungo a cercare Schick, ma è troppo lungo e quindi la palla si perde vicino alla bandierina che divide il Tribuna Tevere dalla curva di City Sud. Batte il Torino, attenzione, la Roma ancora riesce a sventare anche questa possibile ripartenza granata e si riprende con un calcio di fondo che si appresta a battere Salvatore Siricu, rinvio molto molto lungo, salta Schick a centrocampo e la palla si perde, il fallo laterale proprio davanti di Francesco che si scansa anche. Olaina a rinvio, buona guardia di Manolassa, attenzione ancora il Toro sul centro centrocampo e ancora Schick che mette la palla in fallo laterale. Mazzari si arrabbia, non capiamo per quale motivo si stia arrabbiando. Ora i granata guadagnano circa 25 metri di rimessa e giustamente l'arbitro fa indietreggiare il Meite, batte ribatti, il colpo di testa era di Schick, colpo di testa di Pellegrini di... e poi ecco un lancio per Berenguer, attenzione, troppo lungo, sì lungo, per fortuna c'era stato un batti e ribatti, lo scatto di Antonio Berenguer che inseguivano la palla sotto la tribuna Montemario. Ora il pubblico, come vedete, invoca con gli il fischio finale, ma l'arbitro ancora dice che non è finita. Manolassa la battuta, lascia addirittura Dolsen e non so se questo è una cosa buona oppure no. Ebbene Gausser si apporta, a mio avviso, io stampo i brividi, lungo rinvio di Olsen e finisce qua. Roma ha vinto, Roma batte Torino 3-1, finisce qui l'imbattibilità granata in trasferta di questo campionato. La Roma col brivido inizia col miglior di modo di questo ritorno, coglie due punti fondamentali, bene il primo tempo, il secondo no perché purtroppo riaffiorano i suoi atavici difetti, ma dopo il 2-2 per fortuna Roma qui dimostra carattere, dimostra orgoglio, dimostra voglia di vincere, non perde la bussola, si rimette a giocare e con una buona azione fa il 3-2 con lo Sharawi e poi negli ultimi momenti finali si soffre, ma si riesce a portare a casa questi tre punti fondamentali. Attualmente la Roma ora sorpassa Lazio e Milan ed occupa il quarto posto, il quarto posto, quel quarto posto fondamentale per far sì che anche il prossimo progetto tecnico per quanto riguardi la campagna di rafforzamento del prossimo campionato sia fatta insomma con le giuste ambizioni, perché ricordiamo il quarto posto garantisce l'ultimo accesso alla Champions League e quindi è fondamentale ottenerlo. Ora i giocatori stanno sotto la curva sud che ringraziano, qui suona Grazie Roma, noi la ringraziamo la Roma ma vorremmo che sia meno cardiopalma certe partite, soprattutto col doppio vantaggio, e che si abbia la capacità di chiuderle come è capitato a Dzeko l'occasione dopo 47 minuti, ossia dopo 110 secondi della ripresa, con quel tappino se vengo più cattiveria e fa 3-0 al Toro, a mio avviso in senso sportivo ovviamente dai l'estrema unzione. Purtroppo c'è da registrare l'infortunio, l'ennesimo infortunio muscolare, questa interminabile via crucis a Cegis Under, ancora non sappiamo bene l'entità, auguriamo al talento turco il nostro più grande in bocca al lupo e speriamo sia nulla di preoccupante, perché è fondamentale insomma, visto che ora inizia il
periodo di stagione dove non si può sbagliare, avrà tutti gli elementi a disposizione. Ora la testa deve essere a Bergamo, domenica 27 gennaio alle 15, Atalanta-Roma, in un campo solitamente ostico, contro un avversario diretta concorrente per la corsa d'Europa, contro la squadra attualmente magari più in forma del campionato. Però la Roma deve proseguire la striscia positiva e deve cominciare ad avere anche continuità di risultati e di vittorie, anche perché le diretti concorrenti ora hanno turni importanti e molto difficili. Penso alla Lazio, che domani andrà a scena a San Paolo, Napoli-Lazio, e poi riceverà qui la corazzata Juventus o al Milan stesso, che avrà una trasferta difficile a Genoa contro il Genoa di Prandelli, e poi ospiterà a San Siro il Milan del grande ex Carlo Ancelotti. E comunque tutto sommato una partita della Roma dove ci sono visti i progressi e soprattutto si è visto il carattere che ha fatto sì che la Roma abbia avuto la forza di portare a termine questa vittoria dopo il 2-2 del Torino. Non si è persa come ha fatto in precedenza le altre volte, ha mantenuto la salda concentrazione, ha ricominciato a giocare con, come abbiamo detto in diretta, con testa fredda e cuore caldo, e quindi ha portato a termine l'obiettivo, ossia cogliere i punti fondamentali. Ricordiamo i marcatori: al primo tempo Nicolò Zaniolo e Kolov su rigore, poi segna per il Torino e Ansaldi il 2-2, e il 2-1 lo fa Rincon con azioni molto simili, con tiri da fuori dell'area di rigore che si insaccano agli angoli opposti, dove Olsen, pur protraendosi con tutti i suoi 196 centimetri, purtroppo non può arrivare. E poi dopo la Roma si porta sul 3-2 definitivo con Stefano El Shaarawy, che però sotto la curva sud a 18 alla fine firma il 3-2, importantissimo, quindi match winner dell'incontro, e consente alla Roma di agguantare questa vittoria, ripetiamo, fondamentale. Dall'Olimpico è davvero tutto, noi ringraziamo chi ci ha ascoltato, chi ci ha seguito, ringraziamo anche Roma Daily News con Andrea Felici, che in regia con cui abbiamo fatto questa diretta qui dall'Olimpico come inviato, e vi diamo appuntamento per i prossimi impegni della Roma sempre su queste frequenze. Ricordate il martedì il corso d'appuntamento con Roma Daily News, il punto della Roma sul sottoscritto. Vi auguro un buon sabato sera, una buona domenica, e chiudo oggi più che mai con un immancabile daje Roma daje. Dall'Olimpico con Alberto Fiore è davvero tutto, ciao e buona serata di nuovo.